È molto difficile raccontare un paese, cioè, direi che questo qui che avete visto è un film impossibile. Se voi andate sul sito di questo film, www.ilmiopaese.it, troverete quello che in nuce sarà un documentario che nasce da questo, ma sarà molto più articolato e complesso, perché abbiamo chiesto a tutte le persone che vogliono di mettere su questo sito immagini che riguardano se stessi, l'Italia contemporanea, i loro problemi, diciamo, i problemi di lavoro che si vivono tutti i giorni, le possibilità che il proprio territorio offre, per fare un film davvero da un punto di vista più generale, no? Cioè, l'industrializzazione è qualcosa di problematico. Quando, nell'epoca in cui Jori Stevens ha realizzato Italia non è un paese povero, l'industrializzazione sembrava la risoluzione di tutti i mali, diciamo, del nostro paese, non si immaginava che poi questo avrebbe creato degli squilibri tali per cui noi avremmo messo in discussione il nostro futuro, no? Noi abbiamo circa 120-150 mila persone l'anno che solo dal sud dell'Italia emigrano nel nord o fuori dall'Italia. Penso che questa cosa qui, questa esigenza che ho di non rilasciare certificati di conversione allo spettatore, di dirgli adesso tu esci da qui e hai capito qualcosa, hai capito il mondo, te l'ho spiegato io com'è, ecco, questa pretesa non regge la prova del tempo, ma non regge nemmeno la prova della nostra coscienza personale, no? È collettiva, individuale e collettiva. Quello che noi possiamo fare oggi come cineasti è quello di problematizzare all'estremo tutto quello che facciamo, no? È inutile tentare di fare lezioncine che poi in qualche modo lasciano il tempo che trovano.